Ariete, il basket, torna a Ruggiri. Segui i Leoni, segui il campionato. Scegli il tuo abbonamento su npcrieti.com. E per i piccoli Leoni sono già aperte le iscrizioni alla scuola di mini basket. Nome e cognome? Magnale Simone. Età? 31 anni. Ruolo? Pivot. Altezza? 2,05 m. E peso? 119. Nei manifesti realizzati per la campagna iscrizione al settore giovanile, sotto la tua foto, come quelle di Felice Angeli, D'Ambrosio e Granato, c'era scritto: prima di diventare un grande è stato piccolo come te. Tuttavia, anche se siamo certi che sia accaduto, facciamo un po' di fatica ad immaginare un Simone Pagnoli piccolo. Raccontaci di te da bambino. Innanzitutto, fisicamente, sei mai stato piccolo o comunque anche da bambino sovrastavi tutti quelli della tua età? Ero medio. Avere la tua misura è sempre un vantaggio o a volte può rivelarsi uno svantaggio, e semmai in che modo? Sicuramente a volte è uno svantaggio per i problemi alla schiena. Caratterialmente com'eri da bambino? Buono. Sei cambiato molto? No, assolutamente. Ti senti ancora un bambino o sei irrimediabilmente adulto? Mi sento un bambino, tranne quando mi fa male la schiena. Hai tatuato i nomi dei tuoi figli sulle braccia, ma vista la lunghezza dei nomi stessi, solo sulle tue braccia potrebbero entrare. Come si chiamano i tuoi ragazzi? Edoardo e Rebecca. Simone, quanti altri tatuaggi hai? Ne ho un altro sulla schiena, il nome di mia moglie. Addentriamoci ora agli esordi della tua carriera. Quando hai cominciato a giocare a basket? 6 anni. E come mai tra tutti hai scelto questo sport? I miei fratelli lo praticavano prima di me. Qual era il tuo idolo da ragazzo? Mio fratello. Quale? Mario. Qual è stata finora la tua più grande soddisfazione? Sicuramente l'anno dell'Eurolega. E la peggior delusione? La peggior delusione è non essere più all'altezza di giocare ad alti livelli. Nel palmarès di Simone Pagnoli c'è l'elezione nella stagione 2004-2005 a miglior giocatore di Lega 2. Qual è il tuo prossimo obiettivo di carriera? Diventare un allenatore di basket. Esploriamo i tuoi interessi personali. Gli informatori ci dicono che sei un esperto di animali. Di che tipo? Quelli che gli si può sparare. La conoscenza e l'amore per gli animali ti aiutano nei rapporti di spogliatoio? No, assolutamente. Ok, facciamo questo gioco. Per ogni tuo compagno che ti nominiamo, indici l'animale che più gli si addice, per somiglianza fisica o caratteriale, o comunque quello che te lo ricorda di più. Puoi anche ripeterti, Diego Grillo. Un grillo. In effetti. Federico Granato. Una lepre. Vittorio Musso. Un toro. Gianluca D'Ambrosi. Tacchino. Filippo Mascagni. Una puzzola. Alessio Della Libera. Un gallo. E Dario Scodavolpe. Dario, una volpe. Francesco Ferrienti. Scriverienti, un cavallo. Matteo Giovannelli. Un Mustang. Picchio Feliciangeli. Un picchio. Coach Paolo Matteucci. Coach Paolo Matteucci, un porcellino d'India. Coach Luciano Nunzi. Questo è tosta, qua mi gioco dei minuti. Un uccello da un falco. E il prof Rob Carapacchi. Un'aquila. E Roberto Ciccotti. Roberto Ciccotti, un tasso. E il team manager Patrizio. un agnellino. Il presidente Cattani. Il presidente Cattani, il diavolo è stato di buono. E Simone, che animale è? Beh, Simone è... non esiste ancora un animale, no, a parte gli scherzi, un toro. Nel lontanissimo futuro, quando avrai smesso la tua carriera sportiva, cosa pensi che farai? Andrò a pesca e a caccia. E quindi, oltre a questo, ti metterai in società con Ornello? a produrre le bestie? Può essere. In quale città ti piacerebbe vivere? Rieti. Saresti felice se tuo figlio Edoardo seguisse le tue orme? Molto. E che consiglio gli daresti? Di divertirsi quando gioca. Come uomo di sport, qual è l'insegnamento più importante che il basket ti ha dato? Il rispetto verso le persone e verso l'avversario.
Che caratteristiche personali deve avere un atleta che voglia diventare un campione come te? Determinazione e, secondo me, forza fisica. Ora l'abbiamo nominato prima, ma fai contento il tuo allenatore. Raccontaci lo schema che più ti piace, ovviamente senza rivelarne il nome. Lo schema che mi piace è quello che riusciamo a chiamare sempre e costantemente la palla non arriva sotto. O meglio, pugno. Infine, contro chi giochiamo domenica? Bisci. Invita i tifosi a venire. Sempre. Simone, fai un ruggito. Ah! Grazie di tutto. Ciao Simone. Ciao a tutti. Ariete, il basket, torna a Ruggiro. Segui Leoni, segui il campionato. Scegli il tuo abbonamento su npcrieti.com e per i piccoli Leoni sono già aperte le iscrizioni alla scuola di mini basket.